magistrale, io sono presidente del corso di laurea magistrale in archeologia e ho messo, come dire, insieme come una sorta di coreografia iniziative lanciate anche da altri docenti, come appunto la chiacchierata di oggi all'interno delle proposte del professor Marconi, come gruppo, diciamo, di seminari. Qual è la ragione per cui è importante che seguiate appunto questi seminari, soprattutto, diciamo, tra il corso magistrale e la specializzazione? Cioè, la vostra maturazione progressiva da una didattica frontale in cui ascoltate e assorbite alla partecipazione più attiva di carattere seminariale e anche progettuale, no? Quindi non delle lezioni studiate secondo quelli che sono i contenuti ministeriali, ma dei progetti altri, con delle aperture anche interdisciplinari o multidisciplinari che vi aiutino poi a costruire eventualmente dei vostri progetti di ricerca, ad esempio a livello di dottorato o anche di belle tesi alla scuola di specializzazione. Per questo sta girando il foglio, continuo a ripeterlo, sta girando il foglio sul quale, se volete segnare la vostra presenza, sapete che al termine di un minimo di 16 ore potrete avere il riconoscimento appunto dei crediti da laboratorio / seminario, come in questo caso. Grazie quindi della vostra presenza in un giorno che purtroppo non è dei più facili perché è funestato dagli scioperi, quindi a Milano ogni venerdì c'è uno sciopero, o un venerdì sì o un venerdì no, visto che purtroppo, lo dico anche per i relatori, molti di noi abitano fuori di Milano e lo sciopero è piuttosto inibente in alcuni casi. Però grazie lo stesso di essere qui, grazie al nostro relatore Carlo Ruta e a Clemente Marconi, a cui lascio la parola per introdurre la lezione, il seminario appunto di Carlo Ruta, che aveva dato questo titolo. Perfetto, vedi come siamo. Non mi sono messo voglio prima. Allora, io naturalmente desidero ringraziare la professora Lambrugo per tutta questa organizzazione del seminario, di questi seminari che naturalmente arricchiscono molto la nostra offerta formativa. Oggi c'è una meravigliosa coincidenza perché abbiamo Carlo Ruta che ci parlerà del legno, della storia, e proprio la lezione di oggi era sul legno dell'architettura greca di età protogenetica. In realtà andiamo un po' prima del tempo, ma naturalmente Carlo Ruta è noto a tutti noi come storico, come saggista, ha tenuto vari seminari a Udine, siamo sempre felici di averlo con noi, e ha una attività multiforme, diciamo, ha una grandissima curiosità scientifica, intellettuale, e ha pubblicato in maniera estesa su tanti periodi diversi della storia. Ora andiamo in Egitto, ma insomma pubblicazioni recenti riguardano Cartagine, il tardo antico, insomma ogni periodo è stato oggetto di interesse di Carlo Ruta, e tra i vari titoli è il direttore scientifico degli annali di storia, e per quanto riguarda le sue pubblicazioni per le edizioni di storia, e abbiamo naturalmente la dottoressa Corradini che pubblica a capo di queste edizioni, abbiamo l'ultima pubblicazione, appunto, Il legno nella storia. E allora andiamo a esaminare una storia in particolare, immagino. Sì. Il titolo è Dal rame al legno assemblato delle navi e la nascita della scrittura, rivoluzioni protostoriche fuori dall'ombra. Allora, grazie. Grazie a voi. Va bene, posso incominciare? Sì, certo. Benissimo, io ringrazio l'Università di Milano, è sempre un grande piacere ritornare, più volte sono stato qui a tenere lezioni e seminari, e ogni volta è un grande piacere, un particolare piacere, perché io vengo dalla Statale di Milano
è una parte importante della mia vita, ma naturalmente le persone che ho conosciuto io, gli insegnanti che ho conosciuto io alla Statale, per voi probabilmente dicono poco o nulla. Ad esempio Ludovico Gemona, non lo so, Emilio Agazzi, che ne so, Giorgio Galli, il politologo Giorgio Galli, questi erano quelli che... E poi un giovanissimo anche, Giulio Giorello, io non avevo 20 anni, lui ne aveva 30 ed era già assistente, se non ricordo male, proprio del professor Gemona, da cui ho appreso l'epistemologia. L'epistemologia è importante per tutte le scienze, qualsiasi cosa voi facciate nella vita, quale che sia la vostra specializzazione, l'epistemologia è quella che poi vi serve, diciamo così, a dare significato e senso scientifico a quello che voi state studiando. Perché non sempre fare scienza significa fare scienza nel modo corretto. Quindi l'epistemologia è quello che serve in questi casi. E l'epistemologia è proprio, io l'ho data con Ludovico Gemonat, e l'allora assistente che ora è morto di recente, Giulio Giorello. Oggi Giulio Giorello avrebbe 75-76 anni più o meno, ma insomma è morto a causa del Covid, insomma è quindi una brutta storia. Benissimo, quindi contento di essere qui, ringrazio di questo invito e passo alla lezione di oggi che riguarda un breve cenno sul legno, non nella storia. Cioè il legno non è stato, diciamo così, un materiale che ha avuto un nesso strettissimo solo con la storia, ma anche con tutta intera la preistoria umana. Quindi possiamo fare un accostamento un tantino divergente di quella che è appunto la, soprattutto la preistoria umana, che noi diciamo dall'Ottocento, tramite l'elaborazione di Thomsen, Christian Thomsen, danese, ci viene consegnata la preistoria come età della pietra, l'età della pietra antica, paleolitica, l'età della pietra nuova, che è quella paleolitica. Insomma, qui c'è tutto poi un processo di elaborazione che ovviamente si rincorre nel corso di questo secolo e mezzo, più di quasi due secoli. Bene, in realtà è un accostamento un tantino divergente, perché dobbiamo, secondo me, imparare a vedere anche la preistoria come una lunga età del legno, cioè dire, quindi non solo come l'età della pietra, e quindi della pietra scheggiata, della pietra che diventa attrezzo, utensile, strumento di lavoro, che poi si evolve e diventa, che ne so, il chopper, cioè praticamente la pietra levigata, il bifacciale, insomma tutte queste cose qua che sicuramente voi, studente di archeologia, conoscete molto bene. Ma c'è anche un'età e una preistoria che non riguarda la pietra, che non è stata, diciamo così, enumerata, non è stata presentata in un quadro storico, preistorico preciso, perché semplicemente per un motivo, perché non resta il materiale. Cioè se come dire, la pietra scheggiata, la pietra lavorata, in qualsiasi angolo che noi visitiamo della terra, troviamo questi siti che ce ne danno atto, ce ne danno testimonianza, perché la troviamo praticamente oggi si trova in tutti i musei. Non esiste niente, che ne so, di un milione di anni fa, ai tempi dell'Homo habilis, di legno. Non esiste niente. Esiste qualche cosa, ma a livello molto marginale. Ad esempio, sono stati trovati dei pali, delle 400, datati 400.000 anni fa, quindi molto lontani, che si sono conservati per un concorso, insomma, di circostanze, cioè sono stati trovati nel contesto di una palude che non permetteva quindi ai batteri di contaminare quel legno, e quindi l'abbiamo trovato. Ma sono delle cose sparute, però
E qui noi ci dobbiamo mettere d'accordo. Cioè, la preistoria è quello che esiste oggi o quello che esisteva appunto 10.000, 100.000, 500 e un milione anche di anni fa? Io dico che è quella la preistoria, anche al di là se poi il materiale arriva o non arriva. Noi sappiamo che quella non era solo l'età della pietra, ma era l'età appunto anche del legno, in cui il legno veniva lavorato molto più e molto meglio che la pietra, perché noi sappiamo che la pietra aveva, diciamo così, un processo di lavorazione che era abbastanza complicato, scheggiare la pietra nella maniera giusta. Proviamoci noi ora, se proviamo a scheggiarla, no, in 9 casi su 10 si spacca, insomma non riusciamo a trarre una forma. Proprio sul piano morfologico, cioè dell'oggetto in pietra, è già un'arte riuscire a scheggiarlo nel modo giusto, a ricavare da un masso di pietra in forma, ad esempio un pugnale. Però se sbagli il corpo, è chiaro che tu tagli il pugnale, non c'è colla all'epoca, resina all'epoca, che poteva poi ricongiungerlo. Quindi da questo noi traiamo che esisteva anche una grande abilità nel fare questi lavori. Bene, il legno era uno strumento più malleabile, uno strumento più lavorabile. Ovviamente non si sapeva, cioè l'uomo preistorico non sapeva che poi il legno sarebbe durato molto meno della pietra. Questa è una cosa che appartiene alla nostra cognizione del passato, non poteva essere la loro cognizione del futuro. E loro, soprattutto nei periodi più evoluti, diciamo così, dell'età preistorica, potevano avere un concetto delle cose che non era appunto il concetto del futuro come l'abbiamo noi, ma poteva essere anche un concetto plurigenerazionale. Cioè a loro serviva che questo oggetto poteva essere utilizzato da una persona, poi dal figlio, poi dal nipote, dal proprio. Cioè a livello plurigenerazionale ci può stare, però al di là di questo a loro non interessava niente che quel manufatto poi dovesse durare, che ne so, 10.000 o 100.000 o un milione di anni. In effetti non si trova niente, ma non si trova niente, alcune cose noi le possiamo dedurre. Noi sappiamo che tra i procedimenti della scienza abbiamo quello induttivo e quello deduttivo. Quello induttivo ci permette, dalla regolarità di eventi, di capire cosa accadrà domani, che domani farà giorno, e quello deduttivo ci vuol dire, da una serie di elementi mancanti, qual è l'elemento, l'incognita. E qui, quando entriamo nel livello deduttivo, è chiaro che parliamo anche del legno. Se noi abbiamo ad un certo punto della preistoria, questa lascia una traccia, e la piroga monossile scavata, cos'è la piroga monossile? Praticamente una parte del tronco che viene scavata e diventa praticamente un'imbarcazione, che è un'imbarcazione perfetta. È un'imbarcazione perfetta perché è perfettamente impermeabilizzata, perché il legno, insomma, è chiaro che il legno è poroso, ma in tutt'altro senso. Poi se tu un pezzo di legno lo scavi, lo metti a mare e lo metti nell'acqua, in un liquido, è chiaro che non è perfettamente impermeabile. Quindi noi abbiamo, come dire, questo elemento che ci resta, l'elemento visibile, il già noto, no? Così come il 2 più 1 fa 4, poi il risultato deve fare 5, quindi l'incognito è 1. Anche qui noi abbiamo degli elementi noti, che è il legno scavato. Se c'è il legno scavato, significa che già prima ci doveva essere un processo di lavorazione del legno, ci doveva essere un'esperienza sul legno, e da lì possiamo anche ricavare questa incognita. L'incognita è appunto la lavorazione del legno, che poi mano a mano si è scoperto. Poi ora, proprio recentemente, si è scoperto che esistono il legno lavorato, il reperto più antico del legno lavorato risale addirittura a 500-600 mila anni fa, e lo hanno trovato, se non erro, gruppi, come dire, equip universitari, mi pare britanniche, l'hanno trovato proprio in Africa. Un legno non solo lavorato, ma anche assemblato, messo insieme, cioè dire due legni incastrati
insieme. Questo è un fatto molto importante, che ci dice come l'elemento deduttivo si possa poi associare a quello induttivo. Cioè noi della preistoria possiamo capire molte cose, ma una cosa che ci deve essere chiara è che non è esistita mai una età interamente litica, paleolitica ad esempio, cioè nel caso della preistoria più lontana, ma è esistita anche un'età paleolitica, sì, ma associata ad un'età del legno. Noi possiamo dire che il legno ha avuto anche una funzione, cioè i due elementi, quello litico e quello ligneo, si sono associati spesse volte, e quindi con un po' di immaginazione, ma anche attraverso reperti, attraverso una serie di processi sia induttivi sia deduttivi, possiamo ricavare che è esistita sicuramente una fase, come dire, litica del legno, cioè il legno che serviva alla pietra. I manici, ad esempio, di determinate armi o di determinati utensili, di determinati strumenti, cioè, sono cose che indicano che esisteva un'associazione tra legno e pietra. Così come noi sappiamo che esiste una fase litica del legno, una fase litica che non è la fase recente, cioè non litica, voglio dire pirica, cioè una fase del legno associata al fuoco, che poi è una cosa altrettanto importante, primo perché i focolari più antichi che sono stati ritrovati risalgono addirittura a 300-400 mila anni fa, e quindi il periodo in cui il fuoco si poteva più o meno controllare era quello. Insomma, prima si pensava che era una cosa molto più recente, poi quando hanno trovato soprattutto in Africa e in Spagna e questi focolari, ci si è resi conto che il legno serviva anche ai processi di combustione. Quindi questo ci fa capire che il legno ha avuto un'importanza fondamentale al pari della pietra. Non me la sentirei io oggi a dire che possa essere inferiore della pietra per un motivo semplicissimo, perché è vero, di pietre ne abbiamo milioni, di questi chopper, di queste pietre scheggiate, cioè se andiamo in tutti i musei del mondo li troviamo, il legno non lo troviamo, però in ogni caso lo possiamo appunto dedurre, lo possiamo indurre e lo possiamo di conseguenza, come dire, postulare. Cioè possiamo dire che se esisteva questo legno che veniva utilizzato per il fuoco, veniva utilizzato per immanicare degli strumenti litici, cioè di pietra, eccetera, vuol dire che il legno c'era, e quindi bisogna in ogni caso fissare, diciamo, tutta una serie di elementi, dei modelli, cioè degli elementi paradigmatici. Non si è fatto, ma insomma, oggi noi abbiamo anche ricerche che consentono di fare questo lavoro. Come dicevo prima, ci sono state scoperte che un secolo fa sarebbero state impossibili, perché sono avvenute attraverso tutta una serie di strumenti proprio tecnologici. Ora, il problema è capire come questo legno, l'importanza che ha avuto il legno non solo nella preistoria, ma anche in quelle fasi di passaggio, in quelle fasi oscure che riguardano la preistoria e la storia, cioè quella che a occhio e croce possiamo chiamare protostoria. Insomma, non è che il termine protostoria, se viene connesso, come in molti casi avviene, con l'elemento della scrittura che esiste, non c'entra niente. Cioè dire, se noi dobbiamo parlare di protostoria come prima storia, come prima parte della storia, come ultima parte della preistoria, e quindi forse il termine più giusto sarebbe o prima storia o storia profonda, insomma, comunque in ogni caso, su questo punto io credo che ancora ci si debba mettere d'accordo. Bene. Il legno ha avuto un ruolo fondamentale nella storia, cioè dire la storia umana, e non è vero che solo la storia della pietra, e anche la storia della pietra ovviamente, perché la storia delle città è la storia della pietra, quindi è chiaro che, ma è la pietra squadrata, una cosa diversa, cioè poi diremo, e questo lo spiegheremo meglio, ma è stata... si può dire la cosa più importante, il materiale più importante di tutta intera la storia, almeno fino
al tempo della macchina a vapore, quindi stiamo parlando della fine del, tra la fine del Settecento e gli inizi dell'Ottocento, cioè praticamente il legno era lo strumento, più che lo strumento, il materiale più importante che ha fatto la storia. Perché non ha fatto materiale nel senso solo della staticità, con legno tu non ci costruisci solo capanne e case, palafitte, poi capanne e poi case vere e proprie, il legno e così via, ma tu ci costruisci con il legno anche macchine. Con la pietra non potevi costruire delle macchine. La pietra è adatta proprio per la staticità, per costruire case, come questa bella costruzione qua. Ma per costruire una macchina, cioè la pietra non è idonea, ma è idonea solo in un caso. In un caso che ovviamente ha fatto sia una parte importante di quella che noi chiamiamo preistoria, ma anche una parte importante di quella che noi chiamiamo storia. Pensiamo ad esempio alla macina, cioè alla macchina che serve per macinare, diciamo, i cereali, il grano. A un certo punto della preistoria serve qualcosa che riesca a sminuzzare, insomma, questi materiali. E allora c'è questa macina, cioè questo strumento, non un elemento fisso, ma un elemento mobile, e poi a trazione anche o muscolare oppure animale, perché utilizzavano poi eccetera, e per macinare queste cose. E come dire, il grande riscatto della pietra, finisce l'età della pietra, però ora vi sistemo io, vi dovete accettare in tutti i tempi della vostra storia, non solo per la costruzione delle vostre città, ma le macine, i mulini, cioè tutte queste sono macchine che, in cui l'elemento mobile è basato sulla massa, sulla consistenza, cioè sulla pesantezza. E quindi la pietra ancora oggi, ma soprattutto fino a poco tempo fa, oggi abbiamo altri strumenti, ha avuto un ruolo centrale appunto nella storia umana. Ma il legno è stato l'elemento più importante, perché abbiamo parlato di congegni, abbiamo parlato di staticità di muri e abbiamo parlato invece di macchine. La macchina più importante nella storia umana, ed è una macchina che risale già quasi alla preistoria, cioè a quella linea di confine tra la preistoria e la storia, sapete qual è? Sapete qual è? È la nave. Ditemi, spiegatemi voi, una macchina, stiamo parlando non come dire, di una struttura fissa, una struttura immobile, stiamo parlando di una macchina in movimento che ha tutta una serie di elementi mobili, eccetera. Noi se prendiamo anche il mito, cioè il mito ce lo spiega ad esempio con il discorso dell'arca. L'arca di Noè, ad esempio, già attraverso le scritture bibliche, attraverso poemi antichi come quello ad esempio sumero di Gilgamesh e così via, noi sappiamo quanti cubiti era, cioè quanti metri, insomma 80 metri, la misura allora era in cubiti, e 80 metri, 70 metri, la larghezza, sappiamo com'era, cioè praticamente già allora veniva esemplificata attraverso il mito la più grande mappa. E macchina che non ti dava il senso, il mito ti diceva che era, ti significava appunto il rapporto tra l'uomo e la divinità, in realtà era, il rapporto, era un'altra cosa, era una cosa molto più esistenziale. Non abbiamo solo il sacro nel mondo antico, abbiamo anche l'esistenziale, cioè il rapporto dell'uomo con la liquidità e soprattutto il rapporto con il mare. E quindi era la macchina che non servì solo a Noè, oppure che ne so, a Gilgamesh, insomma, cioè diciamo agli eroi di quel poema mesopotamico, per vincere le loro battaglie, per realizzare i loro sogni e così via. Ma è proprio la macchina che serviva, come dire, a creare un nesso tra gli esseri umani, esseri che finora avevano, fino a quel momento avevano vissuto più o meno nella stabilità, nell'elemento stabile, e un nesso con l'elemento più instabile per eccellenza,
che era costituito appunto dal mare. Non stiamo parlando della barca monossile che nasce soprattutto nei fiumi e nei laghi, stiamo parlando della nave che ha, diciamo, una strutturazione già soprattutto marina, anche se nasce poi nei fiumi, però poi, come nel caso del Nilo, si proietta nel mare. Ora io, vedete, giovani, se io vi faccio una domanda, cosa è avvenuto nella rappresentazione degli esseri umani? Cosa è avvenuto prima, il mare oppure prima il lago e il fiume? Perché qualcuno direbbe il mare è l'elemento più antico, l'elemento acqueo, voglio dire, nei tempi geologici che non riguardano ovviamente i tempi umani, i tempi preistorici, i tempi anche della paleontologia e così via. E cosa viene prima nella rappresentazione della mente umana, il mare o il fiume? Fiume, lago. Sicuramente viene il fiume e il lago, perché il mare non si poteva attraversare. E tu guardavi allora il mare come noi fino al Settecento guardavamo il cielo, come qualcosa da rimirare. Lo guardavamo in senso leopardiano, che bella la luna, insomma, che ti innesca tutta una serie di ma oggi il cielo è abitato. Noi in questo momento siamo qua, ma attraverso i nostri satelliti vediamo tutta intera la nostra atmosfera. Quindi è chiaro che abbiamo una rappresentazione del cielo ormai cambiata. E così è... Quando viene scoperta, quando viene inventata questa grande macchina mobile, cioè lì tu hai una percezione diversa del mare, hai la vera percezione del mare profondo, del mare che tu puoi attraversare a partire puntando la linea dell'orizzonte e non costa a costa, cioè tenendo sempre presente che esiste una terraferma di riferimento. Cioè a un certo punto chi si è trovato con una nave ha detto... No, io non posso continuare ad andare qua a fare 100 metri sempre con la costa bene in vista. Quindi a un certo punto si è sentito il bisogno di puntare la linea dell'orizzonte e lì praticamente tu incominci a scoprire il mare, a conoscere il mare, a vivere il mare, a sperimentare il mare e così via. Quindi è chiaro che il fiume viene prima. Il fiume tu lo esperisci appunto attraverso il legno così che usi per attraversarlo, oppure il legno scavato che diventa una piroga monossile. Bene, e allora qui c'è un enigma storico che noi dobbiamo sciogliere e noi in questa lezione ne sciogliamo una minima parte, ne sciogliamo solo un tassello che però secondo me forse è il più significativo. Noi abbiamo, e qui non c'entrano le scienze deduttive, qui esistono gli elementi materiali empirici, abbiamo trovato centinaia, ci sono in giro per il mondo centinaia di piroghe monossili ed è la barca che esisteva prima della storia, cioè dire, noi sappiamo che alcune di queste piroghe monossili datano addirittura 10.000 anni fa e 10.000 anni fa siamo nella preistoria, siamo addirittura nella linea di passaggio e tra il cosiddetto, per fare questo percorso noi ci dobbiamo allontanare un po' dagli schemi, ma io lo dico così per farci capire, dal cosiddetto paleolitico al mesolitico, quindi 10.000 anni fa siamo addirittura un po' prima forse del neolitico, cioè è una situazione insomma particolare e lì noi abbiamo una piroga e abbiamo già la piroga monossile come quella che c'è qua ad esempio al Museo Pigorini che vi invito a visitare se non l'avete fatto gli studenti che è quella del lago di Bracciano che risale appunto a circa 9.000 anni fa che tu vedi e assomiglia alle barche di oggi e richiede una tecnica, richiede una carpenteria direi e un estro anche di tipo tecnologico, non è una cosa da niente. Bene, noi abbiamo questi reperti da un lato, poi però abbiamo altre cose, le barche, le navi che sono state trovate, noi abbiamo due esempi di navi che sono state trovate, una risale come ben sa il professor Marconi, risale a 4.650
650 anni fa, la cosiddetta barca reale e barca del sole di Cheofe, che noi ritroviamo, cioè visitabile oggi nella piana lì, insomma, dove ci sono le piramidi, accanto nei pressi proprio della piramide intestata al regnante proprio Cheope, no? Che risale a 4000, cioè, quindi da un lato abbiamo quelle piroghe che sono reperte, sono cose che tu puoi studiare, e poi a un certo punto c'è un buio, c'è una fase di buio che non riesce a capire, insomma, cos'è, perché lì è chiaro che tra questi due elementi ci deve essere per forza un termine medio. Non è che si può passare dalla piroga monossile del lago di Bracciano, si può passare alla nave Barca del Sole, in realtà è un'imbarcazione di 45 metri di legno assemblato. Non è che si può passare da quello a quello, cioè, è chiaro che c'è una fase di passaggio che ci è oscura. Bene, io ho cercato di studiare questa fase di passaggio, che non viene molto concettualizzata, diciamo, dalle scienze, insomma, diciamo così, che si occupano di questa cosa, proprio perché si è data meno importanza al legno nella preistoria, quel discorso che io vi ho fatto prima, e questo è stato, lo dico chiaramente, sinceramente, lo dico da una sede universitaria autorevole, è un errore, cioè il legno tu lo devi contabilizzare, lo devi studiare, perché sennò non puoi capire determinate cose, non puoi capire come la nave, ad esempio, è diventata la macchina più importante per ben 5 millenni, 6 millenni della storia. La macchina che noi abbiamo sempre pensato che esiste quella fase del Neolitico in cui l'uomo si accasa, si dedica all'agricoltura, che bello, no? Si dedica all'allevamento degli animali, alla domesticazione degli animali. Abbiamo pensato quindi un mondo fermo, no, perché poi con la scoperta della nave, o per meglio dire con la scoperta del mare attraverso lo strumento, quindi l'invenzione della nave, noi ci accorgiamo che questo mondo, cioè, praticamente è cambiato, cioè dire, noi attraverso questo mezzo abbiamo fatto una rivoluzione che non è meno importante di quella proprio del Neolitico. Cioè il mondo, praticamente il mondo umano, il mondo antropico, è ritornato di nuovo a mobilitarsi, ma non a mobilitarsi ormai con l'arco, la freccia e una piccola provvista di cibo e andare così a cercare, a cacciare, oppure a raccogliere bacche, a raccogliere cereali selvatici e così via. Si è mobilitato con uno strumento che questo strumento più cammina e più ti entra nella storia, cioè dire, tu attraverso quello strumento, cioè praticamente è qualcosa che va facendosi insieme alla storia, e lì noi abbiamo poi parte quella grande età del mare, che a me piace chiamare la prima, perché in realtà facendo questo percorso, poi completandolo, ci accorgiamo che esiste una prima età del mare, che appunto è quella là, quando il mare viene scoperto, quando il mare viene vissuto, viene sperimentato, diventa un grande bacino di risorse e quindi anche un grande bacino di appetiti che poi si traducono in conquiste, in cose varie. Poi abbiamo la seconda fase, la seconda età del mare, che è quella che, con un brutto termine, alcuni specialisti chiamano talassocrazia, è una cosa un tantino più complessa, insomma, e in quanto il mare tu ormai hai una conoscenza abbastanza piena, poi incominciano a nascere gli imperi, le grandi città del mare, insomma, e quindi la storia che poi bene o male tutti conosciamo, la storia dei cosiddetti Fenici, la storia di Cartagine, la storia di Roma, la storia dei Greci e così via, ma anche
la storia che meno conosciamo, perché poi ci sono quelle le storie asiatiche che conosciamo meno, quella ad esempio della valle dell'Indo, cioè delle di quelle aree indiane, ma anche quella cinese, ma questa noi qui, in questo momento, qui non devono interessare, perché se no ci allarghiamo troppo. Bene, siamo in quella fase là, noi dobbiamo capire e come si passa dalla piroga monossile, perché a un certo punto scompare tutto, cioè non si ha più niente, e poi appare d'improvviso questa nave. Questa nave appare materialmente, appunto, l'abbiamo detto, con la nave del Sole, con la barca del Sole di Cheofe, 4650 anni fa circa, più o meno, e poi c'è un'altra apparizione, insomma, che è quella che è datata un po', è più recente, di circa un po' meno di 4.000 anni fa, che è la nave che è stata ritrovata nelle vicinanze di una città greca, che è praticamente più una grande barca, in cui scopriamo una cosa importante: 4.000 anni fa esisteva la tecnica dell'incastro delle navi. Cioè dire, non delle navi cucite come ci si è immaginato, ma già allora esisteva la tecnica della nave, come dire, incastrata, con i pezzi incastrati, e questa è già una cosa molto importante. Quella detta mortaise e tanone, cioè che sono, non so come sono spesso, in molti casi assemblate le sedie, assemblate i tavoli, cioè ammortase e tenone, cioè dire una parte che si incastra e che si incastra perfettamente con l'altra. Bene, e allora come si fa a venire fuori da questo buio? Dobbiamo prendere dei casi specifici. E a me piace molto, proprio perché poi ci siamo vicini, andiamo in Egitto. Voi vedete qui questa carta, che questa è la prima immagine che io presento, e la raffigurazione, diciamo così, dell'Egitto, cioè che poi è, come dire, si svolge una vicenda che si svolge lungo il corso del Nilo. Abbiamo questo delta, questa parte che è immensa, ma comunque a noi interessa soprattutto l'Alto Egitto, perché sicuramente è la parte in cui la civilizzazione egizia ha avuto inizio. Qui dobbiamo fare una precisazione a scanso di equivoci, perché tanto più lo dobbiamo fare oggi con i tempi che corrono, perché bisogna stare attenti quando si parla di civiltà e civilizzazione. Non si tratta di termini, diciamo così, di carattere elogiativo. I processi di civilizzazione, così come le civiltà, non sono... è civile, una cosa molto civile, significa poco o significa niente, perché la civiltà è fatta anche, come dire, di cose immonde, di cose negative, è fatta di catastrofi, non lo sappiamo questo, no? È fatta di grandi guerre, dal 5000 avanti Cristo a oggi, 4000 avanti Cristo a oggi, è così. Quindi quando parliamo di processo di civilizzazione dell'Egitto non stiamo parlando di una cosa di alti meriti, però è chiaro che, così come ci sono state le grandi catastrofe, ci sono state anche i grandi processi innovativi sotto il profilo tecnologico e sotto il profilo artistico. Bene, l'elemento forse più importante dell'Alto Egitto, che ci comunica questo inizio di civilizzazione in questa area del Nilo, l'area del Nilo è un'area importantissima, perché poi... Ve lo siete mai chiesti, una cosa che si chiedono in pochissimi, come mai il Nilo non si è espanso, ad esempio, così come i Fenici, così come i Greci, così come altri popoli, i Cartaginesi, non si è mai espanso, puramente un rapporto col Mediterraneo, tramite il Delta e il Mar del Levante, non si è mai espanso ad occidente, ad esempio, verso la Sicilia, verso la penisola iberica, verso altre aree, insomma, esterne. L'unico spunto di colonizzazione, ma una cosa molto risicata, l'ha avuta in un periodo dinastico, cioè intorno alla metà del periodo dinastico,
quando si voleva allargare, si è allargata un poco, diciamo, a quelli che sono i paesi dell'area del Levante, cioè del Mar del Levante, e quindi stiamo parlando soprattutto di Tiro, ma soprattutto di Biblos, cioè Biblos è stata proprio invasa, e c'è stata proprio una guerra che è stata combattuta proprio dall'Egitto. Bene, perché questo Egitto è rimasto là? E quando si è espanso, cioè praticamente si è espanso verso il sud, perché? Verso, come dire, verso l'area in cui c'erano più risorse, verso la Nubia. Era sempre il Nilo, cioè dire, se era sempre, come dire, percepito come un terreno di casa, però che ancora era ignoto, oppure era in mano, ad esempio, ad altri popoli. E lì c'era la Nubia, c'era ovviamente, c'era anche una resistenza, e poi l'Egitto riesce a superare quelle cose, insomma, cioè quelle resistenze, a portarsi verso più sotto, però verso il nord. Verso il nord, verso il Mediterraneo, l'Egitto non si muove. Anzi, lì considera questo mare anche pericoloso per l'Egitto. Si parla di questi popoli del mare, che è un termine, diciamo così, un po' mitizzato. Ma sicuramente esistono delle rappresentazioni egizie che parlano di invasioni che venivano dal nord. Questo lo possiamo dire. No, questo non avveniva perché loro lì avevano tutte le risorse possibili e immaginabili per vivere. Quindi l'unico modo per andare avanti doveva essere andare avanti nella loro terra, nel loro nido, cioè nelle loro stesse acque, però più a sud. Questo già ci fa capire una legge di fondo della storia, perché vedete amici, e questo ovviamente il professor Marconi lo sa benissimo, cioè dire, noi non abbiamo, sia nell'archeologia sia nella storia, non abbiamo Galileo Galilei, non abbiamo Newton, che hanno creato, cioè come dire, hanno scoperto grandi leggi poi che sono state superate eccetera, e che però ovviamente sono rimaste per secoli insuperate, perché quelle, cioè, per superare Galileo e Newton ci è voluto, dopo secoli e secoli, ovviamente Einstein. Ora, la storia e l'archeologia non è così. Cioè, la storia e l'archeologia ancora, diciamo così, ha i limiti, i confini e i limiti anche delle scienze sociali, in cui, perché? Perché non si riescono a stabilire le grandi leggi fondamentali della storia, che invece, ad esempio, nel mondo fisico riescono, sono state stabilite, poi superate, perché, ma un superamento non che significa come negazione del precedente, ma come il precedente che viene inglobato in una logica che è superiore. Bene, una cosa, secondo me, una delle leggi della storia su cui secondo me bisognerebbe lavorare, e quella, e questo riguarda l'Egitto, bisogni e risorse. Noi sappiamo che le teorie dei bisogni e delle risorse esistono, ad esempio, in campo economico, con grande guadagno, esistono anche nel campo, come dire, filosofico. Agnes Heller parla di una teoria dei bisogni, inquadrata però nel contesto del marxismo, insomma, è una teoria che viene fuori dagli anni 60 agli anni 70, quindi più o meno siamo là, gli anni in cui c'era questa dimensione, insomma, questo sviluppo. Ma nella storia praticamente tutto quello che viene, si cerca di fissare come le grandi leggi della storia, poi contengono un grande vizio della storia, che è l'ideologia. Quindi ogni volta poi si cade in questo limite, che Hegel ti vuole inquadrare le grandi leggi della storia, e poi in realtà è una filosofia della storia, è una ideologia della storia, cioè che dall'idea poi questa storia deve andare verso lo spirito assoluto. Ma cos'è? Cioè, che c'entra il finalismo, diciamo, con la storia? La storia riguarda le cause, non il dopo. Così come anche nel caso di Benedetto Croce, italianissimo, il quale per lui lo scopo della storia, il fine della storia è la conquista della libertà. Ma l'abbiamo visto
in molti casi con questa conquista, dove questa conquista della libertà è andata a finire. In realtà sono delle filosofie, non si sono distaccate dall'elemento originario che è costituito appunto dalle filosofie. Allora le grandi leggi della storia, secondo me, ce le dobbiamo ancora inventare. E chissà, magari fra 100 anni arriverà qualcuno che riuscirà a raccoglierle tutte bene, e quindi noi abbiamo un pacchetto confezionato e ispiratore che poi ci consente di lavorare meglio su tutti i versanti storici. Ma uno di questi è il rapporto bisogno e risorse, che è un rapporto che riguarda la biologia, anche qui poco considerato, però noi sappiamo. Qui abbiamo una pianta, se noi mettiamo una pianta qua tende a spostarsi verso il sole perché la pianta ha bisogno del sole. La pianta ha bisogno del sole e il sole è la risorsa a cui la pianta si rivolge. Tutti gli esseri viventi sono così, per cui quando esiste uno squilibrio, e questo riguarda appunto la storia, e quando esiste uno squilibrio tra bisogni e risorse è chiaro che avviene il conflitto, e quindi questo già in somme capi ovviamente, ma incomincia a spiegarti perché succedono le guerre, perché c'è uno che ha risorse 100 a fronte di 10 bisogni, e invece c'è quello che ha risorse 10 e bisogni 100 perché magari ha una popolazione maggiore. Già qui incominciamo a entrare in una legge della storia che ovviamente non è che la posso, cioè si può prefigurare che una delle leggi della storia, e quindi che riguarda anche, come dire, all'atere, anche ovviamente l'archeologia che è un'altra scienza, potrebbe essere questa. Questo ci spiega la domanda che ho posto io prima, perché l'Egitto non si volge verso il Mediterraneo e invece i paesi, la città di Biblos o di Tiro e altre, insomma Sidone, insomma si rivolgono verso il Mediterraneo, eppure aveva un rapporto con l'Egitto? Semplice, perché lì, cioè nel mondo diciamo cosiddetto fenicio, mancavano le risorse, siccome dietro c'erano i grandi imperi mesopotamici, e quindi dove li trovava? Che erano molto aggressivi nei confronti soprattutto di quelle aree, stiamo parlando l'area Tiro libanese, insomma, di oggi, no? E dove li trovi tutte queste risorse? No, naturalmente si devono spostare, cioè da Tiro, da Biblos, da Sidone, Arados si devono spostare verso il Mediterraneo, verso l'ovest Mediterraneo. Cioè perché l'Egitto non sente questo bisogno? Bisogni e risorse, perché l'Egitto ha troppe risorse attraverso la sua agricoltura. Cioè il fiume, la prima grande risorsa è questo grande fiume, e più ti allarghi lungo questo fiume, quindi verso sud, e più tu praticamente riesci, insomma, diciamo così, a stare bene. E che bisogno hai di attaccare il Mediterraneo e di portarsi in Sicilia, di portarsi in Sardegna, di portarsi in Corsica, di portarsi ad esempio che ne so, nella costa francese, mediterranea francese, o di portarsi nella penisola iberica o più in là, come poi avviene, eccetera. Cioè no, cioè, praticamente loro, per questo, perché il meccanismo bisogni e risorse era, no, non completamente, perché anche loro poi avevano i loro flagelli, ma è largamente compensato. Bene. E questa è una premessa necessaria che ci fa capire qualcosa sia a livello metodologico ma sia a livello contenutistico, perché l'Egitto diventa una grande civiltà. Diventa una grande civiltà perché ha molte risorse, perché queste risorse una parte vengono impiegate per i bisogni primari, e una parte, insomma, lì poi incominciano ad apparire le arti, incominciano ad apparire le cose simpatiche, a capire non l'estetica. Cioè, perché l'estetica è una cosa, anche sul piano terminologico, è una cosa molto recente, ma a capire che si può variare, che si può fare qualcosa di diverso, e quindi le pitture, quindi le sculture. Qui noi stiamo parlando dell'Alto Egitto, dove esistono città che ancora, di cui sono state scoperte tantissime tombe tra fine 800 e primo 900.
e stiamo parlando di soprattutto grandi, grossi, insomma, investitori economici, insomma, dell'Inghilterra, cioè della Gran Bretagna e della Francia, che andavano lì, insomma, spendevano molti soldi per fare queste ricerche, e alla fine, insomma, proprio in Alto Egitto scoprono moltissime tombe. Viene chiamata gli archeologi sin dall'inizio, come si chiamava? Si chiamava, questo ora lo vedremo, Flinders, Petr, erano, come dire, erano realtà che possiamo chiamare proto-urbane. Non vi vengo a dire qui qual è la differenza tra una realtà urbana e una realtà proto-urbana. Cioè, quando si dice ad esempio che la città nasce già nella preistoria, non dovete credermi, perché questa non è né storia né archeologia. E questa è uguale, insomma, diciamo, a una fantastoria. Cioè, la città è un meccanismo che nasce, cioè è coevo alla nave, coevo alla scrittura, cioè sono tutti elementi che vengono in un determinato spazio temporale che noi chiamiamo appunto storia. Prima è qualcosa di diverso. È chiaro che ci sono degli agglomerati, io non dico di no. Ci possono essere agglomerati anche di migliaia di persone, ma non sono le città come le intendiamo noi, è tutta un'altra cosa. La città preistorica non esiste. Esistono i villaggi preistorici, esistono gli agglomerati, però la struttura della città, che non è una cosa solo fisica, ma è anche qualcosa di concettuale, di amministrativo, che si fonda, insomma, su leggi, su cose specifiche, cioè questo non può esistere. Quelle sono, nel caso di Nakada, nel caso di Abydos, di Hierakonpolis, insomma, che poi il nome più antico è Nekhen, cioè queste città dell'Alto Egitto praticamente hanno, diciamo così, una struttura urbana senza che ancora si possa parlare di una città vera e propria, ma in ogni caso sono già regni. Anzi, io direi che già incomincia questa fase, diciamo così, già si sviluppa l'elemento della città storica, ma ancora la possiamo chiamare protostorica, proprio perché siamo proprio agli inizi. Bene, passiamo alla seconda immagine, e abbiamo una cronologia dell'Egitto. Nell'Egitto, cioè, noi abbiamo questo neolitico, e quindi si sta parlando ancora di preistoria del Sahara, che risale dal 6800 a.C. al 2700. Mai tenere queste date come fisse, rigide, perché in realtà poi ci sono un sacco di sfumature. Non è che la città del, come dire, il sistema del 2700 lo puoi paragonare con quello del 4000-4500, però, voglio dire, in linea generale si può dire. Abbiamo poi, ovviamente, quindi un'epoca predinastica, che è quella che interessa a me, per spiegarvi questa cosa, che va dal 5300 a.C. al 3000. Di questa epoca predinastica, ovviamente, noi abbiamo moltissime, proprio perché ci sono state molte scoperte, abbiamo moltissimi rinferimenti di oggetti d'arte. Oggetti d'arte non significa oggetti d'arte, cioè fatti per puro godimento artistico, ma oggetti che hanno delle rappresentazioni, che hanno delle forme particolari. Stiamo parlando di affreschi, stiamo parlando di pitture, ma stiamo parlando anche di pitture vascolari, di vasi, e quindi di arti plastiche e così via, soprattutto terracotte e cose varie. Bene, questo è quello che ci interessa. Ora, la domanda che noi poco fa ci siamo posti, qual era? La domanda che ci siamo posti era: come si passa dalla piroga monossile a questa nave perfetta? Questa nave perfetta, che questa nave perfetta può nascere solo a determinate condizioni. Una delle condizioni
per cui può nascere, questo potrebbe riguardare anche una delle possibili leggi che fanno la storia umana, è capire insomma il prima e il dopo. Cioè la nave è chiaro che viene prima dell'invenzione, cioè della scoperta dei metalli, o comunque dei primi metalli, non ci sono dubbi, perché per fare una piroga monossile, è chiaro che tu con la pietra levigata, scheggiata, ma poi esistono pietre durissime, come la diorite, come, che ne so, insomma, comunque in ogni caso il grafito, ma la selce, insomma, ci sono tutta una serie di che consentono di scavare il legno. E quindi tu una barca monossile la puoi scavare prendendo un tronco d'albero, lo puoi fare. Magari ci mette una settimana, un mese, ma lo puoi fare. Ma tu prova con la pietra anche la più dura che c'è, la pietra più dura, la pietra lavica che già conoscevano e che utilizzavano per fare armi, prova a costruire una nave assemblata. Una nave assemblata è una cosa che non la puoi costruire con uno strumento in pietra. Ci possono essere delle tecniche, delle cose particolari, ma una nave non la puoi costruire. Cioè proprio è una cosa, è qualcosa di impossibile. Perché la nave non è un albero scavato, il tronco di un albero scavato. La nave è 100 alberi che poi ogni albero non bisogna tagliarlo e basta, bisogna poi tagliarlo in tavole. Queste tavole bisogna sagomarle, cioè non è una cosa che puoi fare, come lo fai con la lima e con, diciamo, con questi strumenti in pietra? È chiaro che necessariamente devo utilizzare qualcosa di più duro della pietra, ed è il metallo, cioè non ci sono dubbi. Ora, sia da ricerche, ma sia anche da una serie di elementi logici, anche qua direi inserendo l'elemento deduttivo, possiamo dire che la nave ha un collegamento diretto con l'età del rame. Se la guerra ha un forte elemento diretto con l'età del bronzo, e già questo gli antichi, voglio dire, che ne so, Virgilio, Lucrezio, Esiodo, già dicevano l'età del bronzo era l'età della guerra, l'età dell'oro un'età di pace, tranquillità, poi c'era l'età del bronzo, che era l'età della guerra, poi l'età del ferro, che era un peggioramento di quella del bronzo. Cioè, anche gli antichi, cioè, sul piano letterario, sul piano artistico, già capivano che c'era una forte tendenza, però non ti mettono, come dire, in una relazione diretta la guerra con il rame. Ora, questo può essere un caso, ma non possiamo dire che non lo mettono con il rame, perché... Ma se noi però vediamo, ci accorgiamo, facciamo un calcolo dell'età e ci accorgiamo che le relazioni tra la nave e il rame sono dirette. Quali sono? E allora prendiamo il caso dell'Egitto. Ad esempio la nave di questa di cui abbiamo detto prima, la barca del sole di Cheope, è una nave di 4500 anni fa. Siamo nel periodo, nell'Egitto, dell'età del rame. Non c'era ancora, cioè il rame, il bronzo in Egitto, cioè il bronzo, cioè l'Egitto non ha miniere di rame, ma utilizza il rame. Ma il bronzo entra, come dire, dopo, entra intorno al 1600 avanti Cristo. Quindi prima, cioè questa nave, per dire, questa nave, questa barca, cosiddetta barca del sole, di 46 metri, viene lavorata sicuramente con strumenti in rame. Ecco perché noi possiamo già tracciare dei collegamenti. E questo ci mette un po' sulle tracce, ci mette sull'avviso. Cioè quindi praticamente come si arriva? Noi sappiamo che esiste questa barca monossile che si poteva scavare con la pietra, ma si poteva scavare anche per il rame quando ancora non esisteva l'età del rame. Perché esiste un'età lunga del rame, del cosiddetto rame nativo, in cui il rame era qualcosa che già si utilizzava, ma non si utilizzava ovviamente nella maniera industriale come si utilizza appunto dopo,
Quindi, che ne so, in alcune parti il rame nativo viene utilizzato nel VII secolo avanti Cristo, ma non è ancora l'età del rame, è ancora l'età della pietra. C'era un'utilizzazione del rame che veniva trovato così per caso, eccetera, e si faceva qualche strumentino. Ma noi stiamo parlando di navi. Per fare queste navi occorrevano utensili, strumenti, e in una parte decisiva questi strumenti non potevano non essere che di metallo. Il metallo di quel periodo era il rame, e quindi già abbiamo il collegamento. Bene, abbiamo detto che a Nakada, ad Abydos, a Nekhen, insomma in altre città di questo Alto Egitto, venivano come dire, sono stati ritrovati tutta una serie di manufatti artistici. Ora c'è un manufatto artistico che risale, cioè un manufatto che è un manufatto nautico, è una figura nautica. Vedete, già voi se la vedete potete vedere che, e questa è sicuramente, io l'ho messa per prima perché sarà una delle prime, cioè questa è una delle prime dei primi ritrovamenti di Flinders Petrie, e oggi si trova nel Museum di Londra. Come si chiama? Sì, Petrie Museum, ce l'hanno dedicato, diciamo, allo scopritore. Ma andiamo ad altre cose, non ve ne andate ragazzi perché vi perdete ancora la parte più interessante. Andiamo. Cioè noi praticamente dal 3600 avanti Cristo, dal 3600 avanti Cristo al 3100 avanti Cristo, sapete quanti anni sono? Sono mezzo millennio, e troviamo, cioè attraverso tutti questi ritrovamenti, apprendiamo che è esistito, diciamo così, un motivo, una specie di topos, di qualcosa di seriale, una raffigurazione seriale su vaso, i vasi che venivano fatti con la terracotta ovviamente. Ebbene, questi vasi praticamente raffiguravano una nave. Qualcuno, io ne faccio vedere diversi perché ce ne sono tantissimi, cioè di questi vasi sicuramente ne sono usciti migliaia, ma sicuramente centinaia sono presenti in tutti i musei del mondo. Qui io, ad esempio, questo è nel British Museum, tutti che appartengono a quel periodo, 3600 e 3100 avanti Cristo. Teniamo presente che la valutazione è obiettiva perché si è usato, siccome hanno utilizzato delle pitture particolari, loro riescono a utilizzare i metodi di datazione, quelle al carbonio 14, quindi sono datazioni sicure, cioè sono navi di 4000 di 5000 anni fa, 5500 anni fa. Una cosa particolare. Bene, se voi vedete, cosa vi accorgete? Vediamo di guardarne una che si vede un po' meglio. Ecco questa qua, però questa mi pare un po' annoiata. Noi ci accorgiamo che esiste ovviamente un lungo scafo, che esistono dei remi, che esistono delle cabine. E qui c'è un malinteso, sul piano archeologico purtroppo c'è un malinteso, cioè perché ancora ci si ostina a dire che quelle barche, in realtà queste cose erano barche di papiro. Bene, è vero che esistevano molte barche di papiro. Questo lo vediamo anche da molti ritrovamenti egizi, quando noi vediamo lo scafo, ritrovamenti nelle tombe egizie, quando vediamo lo scafo disegnato di verde è perché è appunto la pianta del papiro. Ma qui non c'entra niente, cioè questi sono vasi. E questi sono vasi in un'età in cui non ci sarebbero dovuti essere le navi che appunto noi riusciamo nella mente a concettualizzare. Per cui per molti storici, per molti archeologi, queste sono barche di papiro. Alcune addirittura negano proprio clamorosamente che non si tratta di barche, ma si tratta di villaggi. Di villaggi, e tuttavia, ora io vi presento qua le prove, che effettivamente sono navi, sono mezzi nautici. Andiamo indietro.
Vedete che tutti hanno la stessa conformazione. Praticamente abbiamo uno scafo ricurvo e poi abbiamo tutta una serie di reme. Ora, questa quantità di reme, a voi, secondo voi, è compatibile con una barca? Cioè, qui ad esempio, in questo mezzo nautico, noi abbiamo qualcosa come 50 reme. Io ora non lo so se sono i remi di un lato o i remi di tutti e due lati, ma io penso che sono i remi di un lato. Com'è concepibile che una barca di papiro, che praticamente è qualcosa che si sfascia facilmente, perché si consuma facilmente, perché il papiro praticamente marcisce, come tutte le erbe. E una barca di papiro non può durare più di 6 mesi. Ora, voi immaginate qui una imbarcazione in cui ci sono 50 remi, se facciamo il rapporto, ogni remo deve avere un rematore, li mettiamo insieme, cioè 50 remi non possono che essere, come dire, essere davanti a un mezzo almeno di 60 metri, di 55 metri, di 50 metri, ma questa non è più una barca. Una barca che ha due cabine, e una nave che ha due cabine, una nave che ha un elemento di fogliame, praticamente, ecco qui lo vediamo un po' meglio, questo qua, questo che vi sto sottolineando io, qua un elemento che sembra, non lo so, potrebbe essere una vela, una forma antica di vela. Poi abbiamo qua uno stendardo che si leva, e poi abbiamo due cabine che sono fatte con elementi orizzontali, se ci fate caso. E questi elementi orizzontali sono rappresentative del legno, quindi non si tratta di papiro, ma si tratta in realtà di nave di legno. Quindi una nave di legno, quindi incominciamo già a capire cosa c'è nel mezzo tra la piroga monossile e la barca che abbiamo ritrovato, che risale a 4600 anni fa. Prima c'è questa cosa, ma non la vediamo in una immagine, cioè non è il vaso di Eufronio, che è un unico vaso, che ovviamente è stato studiato il largo e il lungo dal professore di archeologia classica, professor Marcò. Cioè, qui sono centinaia, migliaia di vasi che escono, ognuno, in cui ognuno rappresenta a modo proprio, con una visione propria, però una figura che è questa, appunto, di una nave. Vediamo un po'. Ecco, qua ad esempio ne vediamo un'altra, e qui un'altra ancora, e qui altre. Insomma, io ve ne faccio vedere moltissime per farvi capire che non può essere, se è un vaso può significare mille cose, può significare anche una struttura astratta, cioè l'estro creativo, nel mondo preistorico noi abbiamo pitture che vengono rappresentate come cose stranissime, qualcuna che ricorda un'astronave, ma non ci sono dubbi che sono cose fantastiche. Ora, se noi ne vediamo una, possiamo immaginare anche qualcosa che ha un elemento, diciamo, una funzione fantastica, della fantasia. Ma qui si sta parlando di centinaia o migliaia, per 5 secoli, per mezzo millennio. E li rappresentano tutte la stessa cosa, quindi non si può, non è il prodotto della fantasia di un singolo ceramista o artista, ma andiamo avanti. Vedete qua, cioè i musei sono pieni di questi vasi, e tuttavia si tace un po' su questa cosa, perché esiste questa dimensione così un po' sbrigativa nel dire che queste navi sono di papiro, ma come possono essere di papiro? E il papiro di 50 metri con queste strutture qua praticamente si sfascia. E allora qualcuno mi dirà: com'è possibile 50 metri? Ma i remi ci dicono che
che ci devono essere 50 rematori, quindi poi ognuno deve avere lo spazio di manovra. E quindi siamo là, cioè, quindi praticamente questo è uno dei grandi segreti di Nakada, che non è stato mai sciolto semplicemente perché non si è data mai la dovuta importanza al legno nella preistoria e nella storia, che è quello che stiamo facendo noi. Ma io a questo punto vorrei sapere che ora è. Vabbè, ho altri 10 minuti. Sì, sì. Già questo è qualcosa di importante, cioè dire, bisogna un po' riquadrare le cose, rivedere la realtà delle cose, perché è impossibile che tutto questo, come dire, tutto questo, tutta questa produzione per mezzo millennio non rappresenti qualcosa. Rappresenta la nave, in realtà. Rappresenta la nave, cioè la più grande macchina già allora della storia, che appare come qualcosa di immenso e che sarebbe durata, poi questa grande macchina avrebbe avuto un ruolo di legno, avrebbe avuto un ruolo fino a tutto intero il nostro Settecento, cioè fino praticamente all'altro ieri. Andiamo avanti, poi ci sono tutta una serie di figure. E ecco, qua ci sono altre... Io ne ho presentate, diciamo così, una trentina, forse 40, ma solo per dire che si tratta di una fenomenologia archeologica estremamente importante e che tuttavia rimane un mistero. Qualcuno addirittura ha pensato che potesse trattarsi non di una nave, qualche scienziato, qualche archeologo di fama, cioè che potesse trattarsi non di una nave ma di un villaggio. Ora, già voi, come dire, guardandole capite intuitivamente che non si può non trattare di una nave, ma ora noi ci accorgiamo che esistono poi le prove che ci dicono che queste immagini riguardassero appunto delle navi, e siccome queste navi non potevano essere di papiro, perché sarebbe andata a mollo nel giro, cioè, sarebbe stata un'impresa impossibile, una barca di 50 metri in papiro con 50 remi, no, cioè, qui non ce la possono venire a raccontare per quanto abbiano degli elementi, cioè qui effettivamente ci vuole una struttura che non può che essere quella lignea e che l'Egitto in quel periodo possedeva. Noi sappiamo che l'Egitto possedeva l'acacia, l'acacia sarebbe un legno di medio fusto che poteva consentire già buone navi, non eccezionali, ma possedeva anche il sicomoro, cioè praticamente un'altra pianta a medio fusto, forse leggermente più alta, che poteva essere utilizzata, e poi noi sappiamo che dopo veniva utilizzata anche questa, però noi sappiamo che in quel periodo c'erano rapporti con il mondo cananeo, cioè con la terra di Canaan, e quindi con l'attuale Libano, e quindi probabilmente c'era la disponibilità del cedro di Egitto, del cedro e del Libano, cioè dire. E il cedro è un albero di altissimo fusto, uno dei più alti del mondo, perché si alza per qualcosa come 50 metri. Ora, questo noi non lo possiamo sapere perché abbiamo, come dire, delle immagini figurative e quindi non possiamo fare nessuna analisi su queste cose qua. Però molto probabilmente acacia e sicomoro, probabilmente con qualche probabilità anche, diciamo così, e con legno che veniva importato già allora nel quarto millennio, perché noi abbiamo da altri elementi, noi sappiamo che i rapporti già nel quarto millennio, verso la seconda metà del quarto millennio, tra l'Egitto e la terra di Canaan, cioè con l'attuale Libano, Siria e così via, esistevano, perché sono stati trovati ad esempio dei vasi che la cui fattura non è egizia, ma la cui fattura appunto è cananea. Quindi esistono dei collegamenti che si possono fare. Quindi vedete quante cose che andiamo avanti, ma qui non finiscono mai. Ecco, qui noi ad esempio vediamo, cioè che molte abbiamo visto e vediamo che in questa nave molti elementi sono sia faunistici, fauna, e quindi cigni, struzzi, gazzelle, quasi anche umani. Noi abbiamo persone
che si muovono o sopra le, come si chiamano, le cabine, e, oppure in altre parti. Ad esempio qui abbiamo in questo lato noi abbiamo anche donne che cosa fanno? Cioè, dire, cioè questo per far capire anche, ora io vi dico una cosa molto importante, perché questo lo dobbiamo tenere presente ancora una volta. Andiamo avanti, ecco qua, prendiamo questo, in cui si vede una donna sopra la nave, e quindi una posizione insomma anomala, ma solo, come dire, rappresentativa, figurativa, non vuole, per le loro immagini non si servono dell'elemento statico, della stabilità, li mettono a mezz'aria come vogliono, no? In cui vediamo ad esempio una donna con le mani in alto, che da alcuni, io direi parecchi archeologi, non parecchi, insomma un certo numero di archeologi, viene considerato un elemento sacrale, cioè come dire una danza sacrale verso un dio o una dea, una divinità, e lo vediamo anche in altre parti. Ecco, qui la vediamo sopra una cabina, vedete? E poi sembra interagire con queste che sono invece a terra, qua, sullo scafo. Vedete che ancora qua abbiamo questa donna qua, che viene rappresentata addirittura come una, come dire, una mimesi di una cerimonia nei riguardi di un dio, cioè queste mani così dovrebbero indicare le corna di un dio, perché allora insomma c'era questa rappresentazione insomma delle zoomorfa delle divinità. Bene, anche qui abbiamo questa donna così, e ora qui noi abbiamo altre cose. Qui noi abbiamo un lenzuolo e praticamente una tela di lino dipinta di Gebelin. Gebelin è un'altra città insieme a queste che io ho detto dell'altro Egitto. Io ho parlato di Nakata, di Abydos, di Nekhen, e c'era anche Gebelin. Qui hanno trovato questo famoso dipinto, alcune parti di questo dipinto, questo lo potete trovare al Museo Egizio delle Antichità Egizie di Torino, e anche qui vedete la stessa cosa. Cioè è stato praticamente certificato con la tecnica, diciamo così, di valutazione sicura, cioè che dà una certa sicurezza, una certa affidabilità al carbonio 14, è stata giudicata, cioè di epoca dal 3500 al 3100 avanti Cristo, siamo là. Quindi noi possiamo già incominciare a fare dei confronti. Anche qui ci vediamo il lenzuolo che è praticamente visibile in una parte, perché il resto manca, e vediamo che ci sono anche qui molte reme. Cioè qui noi vediamo solo la parte, diciamo, a sinistra delle cabine, e vediamo che già ci sono 5 rematori, ma poi c'è la parte centrale, poi c'è la parte destra. Cioè qui se praticamente la matematica non è opinione, se contiamo gli spazi, valutiamo insomma le parti mancanti, ci devono essere non meno di 15-20 rematori, e si sta parlando appunto di un lato. Quindi anche qui, cioè questo ti conferma quello là. Non possono essere navi di papiro, insomma, così imponenti, perché già con 15-20 rematori in un lato, 15-20 in un altro, insomma, abbiamo una grande struttura, deve contenere un grande peso già solo come corpi umani, insomma, quindi è chiaro che anche questa testimonia, insomma, la presenza del legno. E poi abbiamo, ecco, questa qua, questa viene chiamata la danzatrice del Nilo, e risale ancora in quel periodo. È stata datata attraverso, diciamo, il sistema, questo sicuro di cui vi ho detto, al 3500-3400 avanti Cristo, cioè 5500 anni fa, 5100 anni fa, quindi 400 anni fa, quindi è una cosa antichissima, e ti fa praticamente lo stesso gesto, cioè dire
Ebbene, da qui possiamo capire bene, difatti viene chiamata la danzatrice del Nilo, che la funzione era quella di una danzatrice, cioè una donna, una giovane donna, che stava praticamente danzando. E poi abbiamo un'altra raffigurazione che stavolta non è appunto un vaso, ma è un affresco che viene trovato in una tomba di Nechen. Nechen è praticamente una città ancora del nord Egitto. Quindi anche qui noi non troviamo qui rematori, non troviamo remi, ma troviamo una barca, un'imbarcazione che assomiglia fin troppo a quella, perché troviamo le due cabine con questi due corpi di sopra, li abbiamo visti anche là, questi due semicircolari, e poi ci sono tutti gli elementi. Abbiamo anche un vessillo che ricorda esattamente quello là, cioè dire queste sono navi, indubbiamente, in un affresco che confermano quello che viene riportato nel vaso per 5-6. Ma anche qui, cioè questo è un pugnale, poco fa parlavamo della preistoria a proposito del bifacciale levicato, questo è un pugnale levicato del 3300 a.C., quindi 5300 anni fa, e noi vediamo che com'è perfetta la levigatura di questo pugnale. Ebbene, andando avanti, vediamo questo pugnale che ci raffigura ancora delle navi. Siamo nel 3200 a.C., quindi siamo ancora in quel periodo. Noi abbiamo navi di due tipi diversi. Una, diciamo così, abbastanza a ventre piatto, a scafo piatto, che sembra una nave siriaca mesopotamica, e un'altra che rassomiglia moltissimo, ancora una volta, a quelle che abbiamo visto, che sono queste tre di sotto e quelle due di sopra. E quelle due di sopra ci indica che esistevano delle navi, e naturalmente quando si parla di navi mesopotamiche si parla di navi in legno, quindi non possiamo parlare di navi in papiro. E siamo ancora nel 3200 a.C. Io a questo punto dovrei finire, perché vedo che il tempo è scaduto, però in ogni caso le cose più importanti non le ho dette, perché quello è anche il periodo in cui nasce proprio il Nagada, nascono i primi simboli della scrittura, cioè le prime forme di scrittura geroglifica. E queste forme di scrittura geroglifica potrebbero costituire, diciamo così, il significato di quel vaso, di quella figura nautica. Potrebbe essere, come dire, il momento zero della scrittura egizia, e questo può significare tante cose, ma naturalmente sono finite le due ore e io a questo punto mi taccio per necessità. Grazie e a presto. Ha ragione, sono proprio navi, ma sì, no, bellissime, non le avevo mai viste, e ricordano un poco anche quelle appunto del geometrico greco, queste pentecontere, queste navi qui, sono molto... La differenza è, brava, lei sta dicendo una cosa giusta, è che queste sono del 3500 a.C. Perché loro vengono prima, perché se fanno le piramidi, a questo momento io non so. E quindi noi stiamo incominciando ad entrare in quel periodo oscuro in cui non c'era piroga, non c'era la nave, ma c'era qualcosa di mezzo che comincia ad apparire in queste. Erano sicuramente più avanti. Benissimo, grazie. Purtroppo il tempo tiranno, ma è stato veramente interessante.
Forse hanno dovuto lasciare perdere lo show. Io mi ero